Andrea Gianni, venite da due sconfitte un po' difficili da digerire, ma questa squadra quest'anno ha dimostrato, insomma, di saperci passare sopra le sconfitte. Sì, veniamo da due partite, una in Germania dove abbiamo perso al tie-break, questa a Milano dove per due set abbiamo fatto partita, però siamo usciti fuori con due sconfitte. Ci stanno, nel senso che ci può stare, dobbiamo secondo me anche dalla sconfitta di Milano imparare su alcune situazioni. Adesso la partita di domenica è tra la prima e la seconda della regular season, dove Perugia non ha perso ancora un punto, nell'ultimo mese non ha perso neanche un set, quindi è una partita abbastanza impegnativa, bella da giocare, perché abbiamo voglia proprio di esprimerci al massimo e poi vedremo quello che sarà il risultato finale, tra l'altro in un contesto, palazzetto pieno, come è stato con Civitanova, quindi sarà proprio una bella emozione. Ecco, l'hai detto tu, insomma, non è forse l'avversario migliore con cui ripartire, Perugia. Io ti faccio una domanda anche pensando al te giocatore, ti è mai capitata una differenza così grossa tra la prima e la seconda della classe in termini proprio di punti, a parte di gioco? Guarda, il campionato, il mio primo campionato a Modena 96-97, avevamo perso solo una partita in regular season in casa contro la Gabeca, che venivamo dallo stop, perché avevamo giocato con la nazionale, però obiettivamente un divario così grande tra la prima e le altre non l'ho mai visto, da una parte obiettivamente Perugia è una squadra con un roster, insomma, che sta veramente giocando molto bene. Secondo me chi gli sta dietro deve trovare soluzioni per avvicinarsi al loro livello. Ecco, le soluzioni, più una partita di resistenza o una partita in cui bisogna andare all'attacco e provarle tutte forzando il più possibile? Ma sai, Perugia è una squadra che ha una fase break notevolissima. E quindi significa che il nostro side out partendo dalla ricezione lo dobbiamo fare molto bene. Significa che una volta che hai ricevuto, sai che dall'altra parte è una squadra di muro difesa e contrattacco importante. Dobbiamo, secondo me, sul discorso dell'attacco sviluppare colpi, quindi perché troviamo proprio una squadra che lavora molto bene in questa fase qui di gioco. Sì, mister, sono primi praticamente in tutte le classifiche di rendimento. C'è un punto, non dico debole, ma dove secondo te sono attaccabili? Ad oggi hanno dimostrato che anche quando sono andati in difficoltà, un po' con i cambi di livello che hanno sempre rimontato le partite. E hanno secondo me questa fase break dove possono essere sotto anche di 4-5 punti nel set, poi riescono a trabattuta perché hanno giocatori che fanno parecchi ace e il lavoro che fanno muro difesa recuperano velocemente. Quindi per quanto ci riguarda, è avere secondo me una fase di side out più stabile possibile.